Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Sto registrando subito dopo la puntata che avete visto la scorsa volta. Il nostro amico Re di Facciata si è sacrificato per noi e adesso siamo pronti per proseguire la nostra esplorazione del castello del Signore delle Ombre. Cosa ci aspetterà dopo? Cos'altro succederà? Dove sono Devole e Popola? Che fino a questo momento ci hanno ostacolato. Guardate, gli oggetti. Ci danno gli oggetti prima di andare avanti. Ci sarà un motivo. E qui sarà dove io piango oggi. Già lo so. Eccole. Devol-san. Popol-san. Yatto kita ne. Machi kutabireta wa. Doushite? Doushite nan da? 1300 nen mae. Ecco qua, ragazzi. Questo è uno pseudo spiegone, quindi facciamo attenzione. Horobi kaketa jinrui ga totta saigo no shudan. Il progetto Gestalt. Che è anche il nome della versione occidentale, in questo caso, del gioco. Perché noi stiamo giocando Replicant, che tecnicamente è la versione orientale. Mentre, invece, Gestalt era la versione occidentale. Shiro no shu. Omoidasenai no? Nara, omoidasasete aru. Hai ottenuto i documenti del progetto Gestalt. E questi saranno importantissimi da leggere dopo. Shiro! Atama no naka ga... Loro non sono esseri umani. Cucci gomotta ne. Iizurai kai? Nara Popolu, kawari ni itte yanna yo. Watashi tachi dake ja nai wa. Ima, koko ni iru zenin ga ningen ni tsukurareta ningen modoki nano. Ecco la cruda e dura verità. Tutti i presenti in questa stanza sono i replicant. Sono i replicanti, non sono gli esseri umani. Nani o? Nani o itteru nda? Mada wakaranai kana? Omae tachi wa ningen ja nai nda yo. Sonna. Ja, kono sekai ni ningen wa sonzai shinai n desu ka? Ii na. Ware ra ga mamono to yonde iru are ga. E questa ningen da. È la realtà più crudele. Le ombre sono i veri esseri umani. E noi fino a questo momento non abbiamo fatto altro che uccidere esseri umani. Se vi ricordate, all'inizio del gioco vi dissi che le ombre sanguinavano e non poteva essere possibile per delle ombre sanguinare. Cioè, com'era possibile che delle ombre potessero effettivamente sanguinare? Ecco, questa è la risposta. E vi posso anche già dire ciò che succederà dopo, ovvero nella seconda run, perché se ci avete fatto caso, fino a questo momento le ombre hanno parlato, hanno comunicato, hanno un loro linguaggio.
Bene. Nella run successiva noi potremo leggere quello che dicevano le ombre. Potremo tradurre i loro dialoghi. Cosa che fino a questo momento non siamo stati in grado di fare. Ed è per questo che la run assumerà un tono e un valore totalmente diverso. Perché finalmente avremo un contesto, finalmente sapremo ciò che ci è stato detto e che non siamo riusciti a capire. Esattamente. L'ombra è il risultato della corruzione dello spirito dell'essere umano. Perché l'uccello all'inizio dell'ingresso al castello cosa ci disse? Che la vera voce e la vera forma a che cosa erano attribuite? Ovvero alla separazione del corpo e dello spirito che successivamente sarebbero stati inseriti nei suoi involucri, ovvero i replicanti. Abbiamo bisogno del tuo involucro. Il suo legittimo proprietario lo sta aspettando da molto tempo. E chi potrà mai essere il legittimo proprietario del nostro involucro? Esatto. Devole e Popola sono due esseri artificiali, o comunque due replicanti, che sono state incaricate, tutte e due, dai veri esseri umani, nel controllare la vita di questi recipienti. Perché questi recipienti ospitano delle anime, ospitano comunque sia delle persone, che però dovranno tornare al loro corpo d'origine, prima o poi. あなたたちには、あなたたちの理由がある。私たちには、私たちの理由がある。そういうことだ。格好つけるな、バカ。そうだな。 La host. Cioè, lei la protegge con le sfere e noi non possiamo parare. E loro utilizzano i versi sigillati. Vedete, stanno utilizzando i pugni.時間が長すぎるんだ。
本当におかしな話だよ。ごめんな、ポポル。いや、デボル、置いていかないで。私を一人にしないで。やだ、いや。ポポルさん、もうやめよう。やめようって。お前にそんな自由があると思ってるの？デボラを殺しておきながら、よくもそんな。やめてください。今ならまだ。もう遅いんだよ、何もかも。みんな殺す、殺してやる。ポポルさん、俺はあんたとデボルさんに育てられたようなもんなんだ。頼むからやめてくれ。あやつらは年も取らずにずっと見てきたのだ。長い長すぎる歴史を、真実を。くそ、なんでポポルさんと戦わなければならない。剣を止め。No, non mi sono accorto che stavo crepando, porca miseria. Volevo curarmi all'ultimo proprio e invece ho temporeggiato troppo. Popol-san, ore wa anta to Devil-san ni sodatterareta you na mon nan da. Tanobu kara yamete kure. Ayatsura wa toshi mo torazu ni zutto mite kita no da. Nagai, nagasugiru rekishi wo, shinjitsu wo. なんでポポルさんと戦わなければならない。剣を止めるな。進むみたいなら倒せ。倒すしかないんだ。E qui si piange. Perché quasi piange, ragazzi. Almeno io piange, lo sicuro. Asuka! Mazzei! Susume naku naru zo! Boku ga nantoka shimasu! しまう目もこの醜い体になってからの姿も本当に嫌でした。だけど同時に誇りでした。だってこの姿のおかげでみんなと仲間になれたもの。皆さんありがとうございます。エミール、今人を守るための兵器になれること、本当に感謝しています。よせ。さあ行ってください。エミール、僕なら大丈夫ですから。エミール、エミール、エミール、エミール、エミール、エミール。Questa host prende il nome di Emil. やれやれ。カイネさんは乱暴だし、シロさんは口うるさいし。Sì, sto piangendo per l'ennesima volta.
喧嘩しないといいけれど、もう僕は仲裁できませんからね。行くぞ。Diciamo che Kainé ha sfogato il suo rammarico, in questo caso, per la perdita di Emil, no? Ma al tempo stesso non è riuscita ad infierire, perché anche se non lo vuole ammettere, lei è comunque innamorata di Nier. Tra l'altro sono aumentato ancora di livello.
Allora, io devo assegnare un attimo le parole. Voglio vedere se ne avevo di buone. Ecco qua. Quindi direi che queste le possiamo associare a tutte. Ok. Cioè non mi levano niente praticamente. Cioè ho livellato in maniera incredibile. Ci siamo, ragazzi. La fine. L'epilogo. Iona! にも、終わらせてやる。派手にぶちかませ。道具の分際で我らが王に歯向かうとは愚か者。我らではない。我とお前は違う。一括りにするな。 Vedete, anche lui possiede i poteri. Ha spezzato la guardia. やめて。
ヨナ。Ecco il momento della verità. Yameyo, onii-chan. Yona, mo ii no. Oka no hito no karada. Iranai, hoshiku nai. この体の中にはもう別の女の子がいるよ。ずっと泣いてるの。お兄ちゃんに会いたいって。ヨナが魔物に。この女の子もお兄ちゃんが大好きみたい。ヨナと一緒だよ。会えないのかわいそう。あなたがお兄ちゃん？ああ、そうだよ。一緒に帰ろう。今だ。妹についていた魔物は消えた。Qui c'è un grosso spiegone da fare, ma lo faremo a tempo debito. Omae no kanashimi ga wakaru da nante. Sonna tsugou no ii koto wa iwanai. Ore wa tada 仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い、魔王。おかしいぞ、シロ。何やっておる。ここまで来て倒すんだ。でどうする。non è molto resistente in realtà, eh? Non vorrei che, perché sono arrivato, perché mi sono livellato troppo e quindi anche il boss si è livellato. Vi ricordo che ci sono anche i documenti Gestalt da leggere, e non li abbiamo letti apposta. Shiro. ってどこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。
戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめん、ごめん、俺。おい、真に受けるな。冗談だ。だって。さあ、突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ？あやつの動きを止める。そしてその後は、お前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。嫌だ。嫌だ。俺はまだ素人。まったく。我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかし、ここでお別れだ。シロ！そうそう。一つ言い忘れておった。何？シロというな。本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ。知ってた。生意気なやつめ。Grimoire Wise ha perso tutti i suoi poteri. Ragazzi, abbiamo ufficialmente finito la prima run. Vi dico anche che per quanto riguarda, come potete vedere, il Grimoire Wise non è più presente nei nostri oggetti. O comunque non è più presente nel nostro menu, perché si è sacrificato per noi. Ed è anche uno dei motivi per il quale adesso non possiamo leggere i dati del progetto Gestalt. Ma questa sarà una cosa che leggeremo nella seconda run, nella run B. Non l'ho letta appositamente ora perché dietro c'è tutto lo spiegone che bisogna fare. L'unica cosa che ci interessa sapere a noi è che noi siamo i cattivi. Noi siamo i replicanti. Noi finora abbiamo sterminato esseri umani. Le ombre sono gli esseri umani. E ciò che ancora molti non hanno capito è che noi abbiamo sviluppato un'anima. Yona era stata posseduta dall'anima della sorella del Signore delle Ombre, che era la ragazza che abbiamo visto all'inizio del gioco. E il Signore delle Ombre chi era a questo punto? Ovviamente il ragazzo che abbiamo visto all'inizio del gioco. Noi eravamo il suo recipiente, noi eravamo il suo corpo, ma dando il nome del nostro personaggio, in questo caso Joe, gli abbiamo dato una nuova anima. E quindi il recipiente ha ucciso il suo Gestalt, quindi ha ucciso la sua ombra. Lo Shadow Lord era l'anima che doveva riempire noi, che siamo l'involucro. E anche Yona
ha sviluppato una sua anima, tant'è che la sorella si è sacrificata e si è fatta sciogliere al sole in modo tale che i due fratelli potessero stare insieme. Ecco cosa è successo. Yona no yosu wa sonna daijoubu da. Shiro, doko ni iru? Buji nano ka? Sagashite mo muda da. 我はもう形を失った。故に今のうちに言っておく。よく聞け。ヨナは大丈夫だ。恐れるな。諦めるな。呼び戻せ。どうやって？ヨナの、そしてお前の記憶を。 思い出せ。お前たちが生きる証を。俺たちの証。大丈夫。お前ならできる。 Esatto. Dobbiamo far rivivere nostra sorella. Qual è il mio cibo preferito? I biscotti. Yona no suki na hon no daimei wa? Sore wa ne, mahou no eihon. Yona no suki na basho wa? Sore wa oniichan no iru ouchi. Yona no suki na ohana no namae wa? Sono ohana wa suki no namida da yo. Sono tutte risposte che già sono precompilate, tranne quella più importante. A chi voglio bene più di tutti, ovvero il nome del nostro protagonista. Yona. お前だけの体だ。お兄ちゃん、大きくなってる。大人の人みたい。ああ、あれから少し時間が経ったんだ。ヨナはずっと眠っていたの。ああ。物語のお姫様になったみたいね。ヨナ、よかった。 本当によかった。兄ちゃん。カイネ。妹と仲良く平和に暮らす。カイネはどうするんだ？私は。もしよかったら俺たちと。遠慮しておこう。私にはまだ片付けなければいけない問題があるからな。 問題? 個人的なことだ。では、元気でな。カイネ。お兄ちゃん、見て。綺麗。光を見たいって誰かがずっと叫んでた。 見られたね。
そうだね。Anche loro si sono riuniti. Diciamo che il finale A, in questo caso, ci fa vedere una sorta di sono tutti felici e contenti, anche se forse è esagerato dire felici e contenti, anche perché praticamente il Shadow Lord è morto, la sorella è morta pure perché si è praticamente messa al sole e di conseguenza si è fatta evaporare via, e i due Replicant in questo caso sono ritornati insieme, così come sono ritornati insieme anche le due ombre che giustamente nella morte si sono ritrovati. È molto particolare. È molto particolare questa parte finale, che comunque sottolinea il legame di Yona e di suo fratello, in questo caso Nier, che ho rinominato Joe, che per l'appunto adesso ha avuto finalmente la possibilità di riabbracciare la sorella. Ma non è finita qua. Ora, i titoli di coda mi sa che non possiamo skipparli, perché non possiamo skipparli, ma va bene così. Aspetto la fine dei titoli di coda e vi faccio vedere che cosa succederà adesso. A tra poco. Eccoci qua, dopo i titoli di coda, e noi adesso salveremo qui. E come potete notare, abbiamo adesso il nome in A, cioè abbiamo il codice A, che sarebbe per l'appunto il finale, il primo di questo finale. Sì, abbiamo già salvato, quindi possiamo uscire dalla schermata di salvataggio dei dati di completamento. Sì, finale B. Terminato il gioco, carica i dati di completamento per rivivere la storia dal punto di vista di Kainé. Ora puoi leggere Diario misterioso di una madre defunta in casa del protagonista. E questa è una cosa molto importante, perché ci consentirà non solo di ottenere un'altra arma, ma ci permetterà anche di vedere quello che era il protagonista della versione Gestalt, perché il diario ci permette di vedere il personaggio alternativo. Opzione abbigliamento aggiunta dal menu impostazioni. Puoi ottenere capi d'abbigliamento grazie al diario misterioso di una madre defunta. Opzione modifica musica aggiunta alla selezione impostazioni generale del menu impostazioni. Va bene. Dati di sistema salvati. Tutto salvato. Benissimo. E si va avanti. La schermata ovviamente rimane identica in questo caso, però come detto adesso, se noi andiamo su continua e andiamo sul finale A, quindi abbiamo praticamente la nostra operazione di gioco con il finale A, ritorniamo alla biblioteca. Solo che esatto,
E qui, ragazzi, si comincia con la run B, ma ovviamente non ve la faccio vedere adesso, era solo per farvi vedere cosa già sta cambiando all'interno della nostra esperienza. Detto ciò, ragazzi, ci becchiamo alla prossima.